Cari amici di canale Samato Salerno, benvenuti in questo nuovo video. Non so questo video quando uscirà, l'ho detto anche su TikTok, però siamo qui sicuramente, che ho detto uscirà dopo la storia dei santi, quindi avremo già concluso la stagione con proprio la Madonna, proprio perché oggi siamo in un santuario mariano, abbiamo spopolato dalla nostra splendida Campania, talvolta splendida, talvolta brutta, ma come credo tutti i posti d'Italia, per andare dalla Madonna. Siamo in provincia di Isernia, in Molise. Questa qui è la basilica minore dedicata, non so quanto si vede perché sto al sole quindi non sto vedendo, dedicata alla Dolorata, Maria Santissima Dolorata. Nel corso di questa giornata qui, qui in provincia di Isernia, appena mi ricordo il nome del posto ve lo dirò, vi spiegherò un po' la storia del luogo. Parleremo a bassa voce perché chiaramente siamo nel luogo di culto, dobbiamo parlare per forza a bassa voce. Nel pomeriggio, credo un po' più tardi, entreremo poi nella splendida basilica dove assisteremo alla Santa Messa. Vedete, maestosa, è molto molto bella, poi affaccia su questo panorama molto bello. Adesso andiamo un po' a visitare, vi porto con me. In chiesa entreremo più tardi. È un luogo nuovo, non ci sono mai venuto. Speravo di andare da qualche altra parte in questo giorno, però ci accontentiamo anche qui. D'altronde, quando c'è il Signore di mezzo, va bene tutto. Quando sto registrando oggi è il 20 agosto, quindi siamo nell'imminenza dell'alzata del panno di San Matteo, nostro patrono. Non so ancora come sono andate le puntate della storia dei santi, per ora sono arrivato appena a Santa Lucia, quindi la quarta puntata. Uscirà mercoledì la quinta puntata, almeno per me che sono nel passato, voi state già nel futuro, le avete già viste tutte quante. Quindi anche quella dedicata alla Madonna. Sto temporeggiando qui, sto parlando un po' con voi perché adesso faremo prima un giro nel tutto il complesso, dopodiché poi entreremo in basilica, che già si scorge bellissima. Dico la verità, non voglio entrarci manco io per la prima volta, perché voglio che vi vedete addirittura la mia reazione. È maestoso, è molto bello, e poi pare, io non me ne intendo di arte, pare di stile gotico, devo chiedere, dopo vi dirò alcune informazioni. Vedete com'è in questo viaggio allora. Ah, mi sono dimenticato di dirvi, questo qui rientra sempre nella serie di A Spasso tra Fede e Cultura, che abbiamo iniziato già l'anno scorso. Vi ricordate, siamo andati a Mater Domini, siamo andati a Petrelcina, siamo andati al santuario di San al santuario della Madonna di Rutino, la Madonna a Rutino, e poi siamo andati a Getsemani, a Pestum, quella bella località dove c'è per l'appunto un sito religioso dove si venera Gesù agonizzante nei Getsemani. Vedete che bello, è bellissimo, guardate. Guardate qui, guardate. Spero mi state sentendo, anche se non lo so, magari lo doppierò. Vedete che bello. Molto molto bello, non vi so dire lo stile, però magari dopo ve lo dirò. Siamo nel retrovie del santuario, della bellissima cupola che svetta. Qui ci sono i servizi, i bagni. Vedete, qui è un luogo di apparizioni, infatti guardate, c'è la via
la via luce, la via matrix che cercheremo di fare, il luogo dell'apparizione e poi picnic souvenir. Quindi è un luogo veramente molto intenso, non ci sono mai venuto, addirittura sono arrivato qui all'oscuro, non sapevo un po' la situazione del luogo, ma dico che è molto bella. Infatti neanche quelli che mi stanno accompagnando lo sanno perché sono lontano, quando ascolteranno il video poi vedranno cosa ho detto. Proprio qua dentro la fine della giornata deciderò la data dell'uscita del video. Scusate, qui passiamo vicino ai servizi, vicino ai bagni, perché anche qui ci sono i bagni, come è logico che sia, guardate che panorama. È un bellissimo panorama, io spero che mi state sentendo, sì. Ora cerco di andarmi ad affacciare perché voglio vedere dall'alto. Vedete? Ecco qua, andiamo. Adesso mi vedrete. Venite come dai, venite, venite. Qui, cambio di programma, andiamo prima a vedere la basilica e dopodiché poi andiamo a vedere gli altri luoghi. Appena usciamo dalla basilica vi racconterò la storia del luogo, anche perché qui è un luogo di apparizioni, quindi è un bel luogo. Ed è qui. È un po' più dinamico perché mentre gli altri vlog, come vengono chiamati, lo registrativi, mi sono fatti registrare, no? Nel senso che ero lì, però c'era qualcuno che mi registrava e stavolta cercherò di fare tutto io. Vi ho detto che vi farò vedere la mia reazione e quello vi farò vedere. Bene, entriamo dentro, stiamo tornando di nuovo indietro per farvi vedere un attimo questa bellissima statua. Devo vedere informazioni. La vediamo di spalle, la Madonna con gli angeli. Eccola qui. Chiaramente siamo ancora in pandemia, eh? Io, allora, in diocesi di Salerno la mascherina non è obbligatoria, non so qui com'è la situazione. Noi la mettiamo perché dobbiamo prevenire. Iniziamo a vedere l'ingresso. La grande porta. L'annunciazione. Quindi Annunciazione, crocifissione di Gesù e incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. E ora entreremo dentro. Entriamo in silenzio. Siamo entrati.
Eccoci, siamo usciti dalla Basilica. Per i più attenti di voi avete visto che in ogni cappella laterale c'era una stazione della Via Matris, quindi i sette dolori di Maria, la fuga in Egitto, la crocifissione, quando Gesù poi viene calato dalla croce, le posizioni nel sepolcro e poi anche la risurrezione, come ultimo quadro, qui l'abbiamo visto in quest'ultima cappella laterale. Molto belle le acquasantiere, quegli angeli che sorreggono la vasca per l'acqua. La basilica è molto bella. Adesso andremo a vedere il luogo delle apparizioni e cercheremo di farci la Via Matris. Ecco qui, vedete? Questa qui è il percorso della Via Matris in basilica, poi ci torneremo dopo, magari ci metteremo anche, farò vedere anche qualche percorso a voi. Tutti voi lì. Vi farò vedere di nuovo tutta la basilica. Voglio fare una ripresa molto estesa, quella lì in grande angolare della cupola. All'interno avete visto tantissimi santi, abbiamo riconosciuto Sant'Andrea, Sant'Antonio, San Giovanni Battista. Poi abbiamo visto in basilica anche un osso del dente di San Gabriele dell'Addolorata e anche poi una reliquia di San Giovanni Paolo II. Vediamo un attimo una cosa. Allora, per il luogo delle apparizioni si va di qui e anche per la sorgente il luogo delle apparizioni, 750 metri. Ci incamminiamo. Cercheremo di fare tutte le stazioni della Via Matris, anche se credo che siano queste qui sotto. Quando inizieremo poi pregheremo anche noi insieme. Anche se secondo me questa qui non è la strada giusta. Ok. Ecco, così non vi do tante informazioni, non le devo leggere così. Allora, la prima apparizione avvenne il 22 marzo del 1888, il giovedì antecedente la Domenica delle Palme, a una giovane Fabiana Cecchino, detta Bibiana, di 35 anni. Alla ricerca delle sue pecorelle smarrite, si trovò di fronte a un crepaccio da cui proveniva una luce intensa, timorosa ma anche incuriosita. Si avvicinò e trovò immersa nella visione celeste. Nel mattino del 26 settembre del 1888 la Madonna Addolorata apparve al vescovo di Boiano, Francesco Maccarone Palmieri, incaricato a Papa Leone XIII di effettuare un sopralluogo alla Grotta delle Apparizioni per conto della Santa Sede. Le guarigioni di Carlo Acquaterne di Bologna e suo figlio Augusto di 12 anni ammalato di tubercolosi ossea. Erano del Signore 2010, 26 settembre, vescovo di Campobasso Boiano ha inaugurato la scultura del vescovo dell'apparizione rendendo lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signor Francesco Carone Palmieri, vescovo veggente, 122 anniversario 1888-2010. Proseguiamo la nostra salita. Mentre ci mettiamo in preghiera, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chiediamo allora in questo percorso che ci condurrà al luogo delle apparizioni della Vergine Maria le grazie di cui abbiamo bisogno. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in murielibus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Continuiamo la nostra camminata con questa panoramica vertiginosa, oserei dire, sulla bellissima basilica. Vedete che bello. Thank you.
ora cantiamo insieme un canto alla Madonna. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del Cammino, sempre sarà. Per un mondo nuovo, lotta per la libertà. Vieni, oh Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Strada la gente chiusa in se stessa va, offri per primo la mano a chi è vicino a te. E ora continuiamo la preghiera con la Via Matis. In mezzo a noi Deum in adutorum meum intende, Domina domando me festina, Gloria Patris et Filio Spirito Santo, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione nei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Veni Sancte Spiritus, veni per Maria. Veni Sancte Spiritus, veni per Maria. Proseguiamo adesso il percorso, anche se credo, secondo me abbiamo sbagliato. Vabbè. Comunque, adesso vedo di recuperare un attimo il gruppo e proseguiamo la Via Crucis, la Via Matris, scusate, i sette dolori di Maria. Ecco qui, allora, appena iniziata la Via Matris, lungo questo percorso che ci condurrà dalla Madonna. Mano a mano che troviamo le stazioni, chiaramente poi le preghiamo insieme. Questo luogo, come dicevo, nel 1888 è stato visitato dalla Madonna. Cantiamo un canto alla Madonna, allora. Saliamo. Allora le stazioni, stranamente ancora non le abbiamo incontrate.
Non vorrei che fossero queste qui e non ci sono i cartelli. Sono i cosi, Non ci sono i cartelli. Uno non lo possiamo. Andiamo. Ci vediamo appena siamo saliti. Intravediamo la prima stazione della Via Matris, che poi può seguire anche dall'altra parte. La vedete qui alla mia destra. Quella lì è la prima. Ce ne sono sette. Quando? Ma che giorno? È bello che voi sentiate anche queste cose. Eccoci qui, prima stazione della Via Matris, della mia, che poi sarebbe il primo dolore di Maria. Cioè la profezia del vegliardo Simeone. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. È l'annuncio della morte di Gesù. San Giuseppe con la coppia di tortore in mano, come si narra il Vangelo di Luca, il vegliardo Simeone e la Madonna con Gesù. Proseguiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Secondo dolore, la fuga in Egitto. L'angelo apparve a Giuseppe e gli disse: prendi con te il bambino e sua madre e scappi in Egitto. Cioè, perché Erode, come sappiamo, voleva uccidere il bambino. E ora preghiamo di nuovo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta te mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Terzo dolore di Maria, terza stazione della Via Matris, che non avevo mai fatto in questo modo.
terzo dolore di Maria, lo smarrimento di Gesù al Tempio. Gesù e la Madonna e San Giuseppe, come ogni anno, si recavano al Tempio di Gerusalemme per il giorno di Pasqua. Allora fecero un giorno di cammino, tornando a Nazareth, pensando che Gesù fosse nella carovana. Invece no, Gesù era fermo nel Tempio, se ne accorsero, credendolo nella carovana, e tornarono indietro. Al che Gesù, udendo le parole di Maria che gli disse: «Perché ci hai fatto questo, figlio mio, figlio nostro?» Gesù disse, quasi rimproverandoli: «Non sapete che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Gesù stava loro sottomesso e Maria serbava tutte queste cose nel suo cuore. Proseguiamo il cammino con quest'altra preghiera, sempre con l'Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in murielibus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Facciamo questo giro qui intorno, aria sacra pedonale. Quarto dolore, Gesù, Maria incontra Gesù. Voglio ripetere le parole di una famosa preghiera chiamata delle 100 Requiem. Maria fu strappata alle braccia di Gesù, dai soldati, mentre portava la croce. Maria è la donna di dolori che ben conosce il patire. Preghiamo anche noi allora la mamma dei dolori con questa preghiera. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in murielibus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ci vediamo alla quinta stazione. Eccoci qui. Siamo giunti alla quinta stazione. Eccola qui. Il bellissimo brano di Giovanni della crocifissione di Gesù. Difficilissimo salire, guardate. Pare che mo cadi. Siamo arrivati al quinto dolore. Gesù muore in croce. Dal Vangelo di Giovanni scorgiamo che Maria dice a Giovanni:
figlio, ecco tua madre, madre, ecco tuo figlio. E da quel giorno Giovanni la prese con sé. E ora proseguiamo. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ci vediamo alla prossima stazione. Eccoci qui. Siamo giunti al sesto dolore di Maria. Sesto dolore, la deposizione di Gesù dalla croce. Sappiamo dai Vangeli che Maria, bellissima questa pietà, che Maria era sotto la croce, Giuseppe d'Arimatea chiese il corpo di suo Pilato, glielo concesse, e quando insieme a Nicodemo calarono Gesù dalla croce, glielo diedero sulle ginocchia di Maria. Proprio ieri sera pregavamo la via Matris con una signora, e nella meditazione diceva: come tu hai dato al mondo l'autore della vita, così adesso tu l'hai fatto nascere, così lo spedisce al mondo. Ecco, ancora sulle braccia di sua madre, come quando nacque. E ora preghiamo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui murielibus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Regina Angelorum, ora pro nobis. Ecco qui, siamo giunti già all'ultima stazione, stiamo per giungere poi al luogo dell'apparizione del 1888, del 22 marzo. Eccoci qui, siamo giunti alla settima stazione, settimo dolore di Maria, la sepoltura di Gesù. Abbiamo detto Giuseppe d'Arimatea con Nicodemo calarono Gesù dalla croce e lo deposero nel sepolcro nuovo, poco sotto il Golgota, e lì Gesù poi risorgerà dopo 3 giorni. Siamo giunti alla fine della Via Luci, della Via Matris, scusate, e ora siamo arrivati alla settima stazione. La conclusione della preghiera la faremo più sopra, perché lì sopra, dove ci sono quelle statue, è il luogo dell'apparizione. Qui si conclude la Via Matris, allora preghiamo dinanzi alla statua e dopo concluderemo la preghiera di lì. Ci dissediamo anche noi. Ravvive in noi, Signore, in segno di quest'acqua e ricordo del battesimo e l'adesione a Cristo Signore, crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Amen. No, no. Purtroppo l'acqua fonte del battesimo non c'è. No. Allora proseguiamo il nostro giro. Ah, che bello, vedete? Anche un altare su questa pietra, bellissima. Allora proseguiamo. Tu che sei stato.
E ora siamo giunti al luogo dell'apparizione della Madonna nel 1888, il 22 marzo. Vedete, mentre la fanciulla che lì stava cercando questa pecorella smarrita, che è anche un simbolo evangelico, a un certo punto, guardate, qui incontra, vede in questo burrone, dovrebbe essere questo presumibilmente, che, o questo, la Madonna. Ecco qui la veggente. E anche noi ci inginocchiamo allora ai piedi della Madonna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Qui si scorge proprio che è un luogo sacro. Abbiamo pregato, adesso continuiamo la salita alla scoperta di quello. E c'è. Ora andiamo verso la cappella, luogo delle apparizioni, quindi non era quello, era questo qui. Come ho giustamente detto, quindi il ciglio era quello lì, da sotto, quindi Madonna, eccolo lì, bellissima cappella delle apparizioni, chiaramente come siamo entrati prima in basilica, entreremo in silenzio anche qui. Eccola lì. Dopo dobbiamo... scenderemo dopo da quella parte. Ecco qui il luogo santo delle apparizioni con la cappella. Adesso ci entreremo in silenzio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Eccoci qui, il luogo dell'apparizione alla Madonna. Qui apparve la Madonna. Questa cappella piccolissima. Ci soffermiamo qualche momento in preghiera. E allora ora concludiamo la preghiera con l'ultima invocazione. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci preservi da ogni male, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricoriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti salutiamo, Vergine, colomba tutta pura, nessuna creatura è bella. Thank you.
siamo appena scesi dalla montagna. Adesso ci dirigiamo verso i negozi souvenir, sono le 16:25 e tra 35 minuti ci sarà la Santa Messa. Quest'oggi dovrebbe essere dedicata, essendo oggi sabato, alla 21ª domenica del tempo ordinario, anno C. Quando voi vedrete questo video saremo di nuovo nell'anno A, nell'anno San Matteo, per ora stiamo ancora nell'anno di San Luca. Quindi venite con me. Felicità. Carissimi, abbiamo appena assistito alla Santa Messa, come dicevo oggi, della 21ª domenica del tempo ordinario. Quindi siamo appena usciti dalla maestosa basilica della Addolorata. Ci apprestiamo ad andare un'altra volta lì per il saluto finale, quella bellissima statua della Madonna. Vorrei, se riesco, entrare di nuovo in basilica per fare il saluto finale alla Madonna, se ci riesco. Dipende dalla gente che c'è, perché non posso salire lì sopra con il coso per registrare come sono salito prima. Prima non c'era nessuno. Voglio vedere. Carissimi, noi ci vediamo qui per l'ultima volta. E allora sentirete adesso la mia voce registrata mentre entriamo dentro con tutte le informazioni della basilica. Quindi entriamo dentro per l'ultima volta, andiamo davanti alla statua della Madonna dove faremo il saluto conclusivo, il nostro solito saluto.